Buon pomeriggio da Folgheria, secondo giorno di intenso lavoro anche ordinario per il Napoli, perché ancora una volta c'è stata doppia seduta di allenamento per la squadra che Walter Mazzarri sta conducendo e guidando passo per passo, facendo sentire tra l'altro la propria voce a più battute. Ovviamente il lavoro è stato intervallato, carico in palestra, poi contatto con il pallone, anche spazio per la tattica. In particolar modo si è lavorato con lo sviluppo dell'azione sulle fasce con grandissima intensità. Napoli brillante, almeno è parso nei numeri dei giocatori più attesi, vedi in particolar modo il Poggio, Ezechiel Lavezzi, molto carichi anche Dossena, Blasi, cui Mazzarri in conferenza stampa ha ribadito fiducia, il Tanque e German Dennis, per il quale si aspettano notizie a proposito del mercato. In quanto al mercato, Riccardo Bigon non c'è qui a Folgheria perché ci sono una serie di situazioni da ponderare, in particolar modo quelle legate ai nomi di Zuculini e ancora di German Dennis. Si tratta con l'Udinese, Udinese che però non è più disposto ad attendere, potrebbe virare su un altro attaccante qualora non dovesse andare in porto la trattativa, che potrebbe ovviamente di contro liberare Inler in direzione Napoli. Però c'è grande riservo, pochissime certezze, rimane il diktat di Mazzarri, innanzitutto sfoltire, salvaguardare il bilancio e poi, se il mercato lo permette, operare in entrata. Ultime battute a proposito della conferenza stampa di oggi, a parlare è stato Salvatore Aronica, uno dei difensori più brillanti nella scorsa stagione, si è detto convinto che questo Napoli ha i mezzi per far bene, responsabilizzato al punto giusto per l'avventura europea e ovviamente ha ribadito il messaggio ai compagni: bisognerà crescere soltanto dal punto di vista della maturità, evitare di gettare al vento le tante occasioni che lo scorso anno hanno costato sostanzialmente al Napoli una posizione più prestigiosa in classifica. Per ora è tutto da Folgheria, vi rimando all'appuntamento con Febbre Azzurra speciale ritiro, tutte le ultime, quindi le immagini, la voce dei protagonisti, dei tifosi al seguito del Napoli nei nostri speciali targati Luna Sport, ovviamente con cadenza quotidiana. A voi la linea.